innocente, giovane, a par dalla lunga chioma di grappoli, grappoli tua Rosia, tra le fiamme dei tronchi ardenti, sfavillanti, una notte di cielo. Ma io non raccontavo proprio niente, chi le sei inventato queste storie?
facevo scrittura, e lei aveva un sacco di parte comunque, mi pare che sia una cosa che si è inventata. E adesso abbiamo qui un'altra roba, la nostra che è sempre di Forio, e è stato già detto da Vincenzo che cosa fa, e lei è molto coinvolta, legge questo, ma anche altre cose, insomma, sta nelle cose che si fanno anche della Dila, e così finisce la prima parte. Tra la prima parte e la seconda parte io ho creato un collegamento, perché è molto bello questo, è molto bella questa atmosfera, noi la dobbiamo recuperare, se riusciamo a recuperarla nell'anima, certo dai come creata come erano allora, questo è stato senza luce. Questi erano contenti che accendevano, erano contenti quando arrivavano i sicchi dell'acqua, perché si erano senza acqua corrente. Però lo spirito, secondo me, era via. Brindisi a Bambini. Una notte di inizio estate. La luna alta. È il 1949. Alcuni sicchi da un tavolo ordinano qualcosa. Relegati nella soffitta percorsa dal vento di antiche memorie. Questo ricorda un film, qualche vecchio film. Davanti a loro c'è un cameriere che prende nota. Un tè al limone, un frappè alla fragola, facciamo due. Ma è un gelato alla vaniglia. Si allontana e alle sue spalle si apre la risuale. C'è una lenta tavolata, ma i gesti, le voci, i saluti, gli addii, forse, sono come ovattati, nebbiosi. Sconfinanti in una penombra di vecchio bretolame appeso alle pareti, aglio, peperoncini a grappoli, sovrastata dalla luce calda e avvolgente di due o tre lampadine polverose sotto la tettoia. Fresco di bianco graffato, con quel senso di una vaga umidità di grotta davanti a sguardi carichi di ricordi. E poi c'è la gente. Ci sono gli specchi, le tende, i vasi antichi, le piante, c'è la musica senza frastuono di un paio di violini, toni bassi, quasi silenti, nostalgiche note, traditrici di mille speranze. Ah, quelle esili note, soavi, traditrici di mille speranze. E il riflesso dell'incredibile luna piena ischitana. Un mondo in colore, di evanescenti tratteggi, una sedia con un gatto che dorme, una sala interna, semibuia, tavoli vuoti. Una giovane coppia vorrebbe forse appartarsi, ma c'è un senso di smarrimento. Di malinconia che ti prende e non puoi farci niente. Altrove sono tutti e fuori, al tavolo in piazza, nel calore discreto della notte, piedi scalzi o slabbrate ciabatte sulla pietra calcarea, sotto l'abbraccio invitante e protettivo della scritta pennellata Bar Internazionale, da Maria, in corsivo. Su e giù per il corso, dalle fiocche luci basse, donne sotto braccio conversano senza affanno, passi leggeri, chiacchiere, sottovoce in un orecchio a volte, sorrisi, ridono, a volte più forte, involontariamente accompagnate da un grammofono che suona lontano. Il canto da un balcone spalancato ad accogliere una leggera brezza, il respiro lento del mare verso la spiaggia delle barche. Amado mio, love me forever and let forever begin tonight. È la vita in quanti gita. Si direbbe un bel giovane, biondo, distinto, sui 25, abbastanza su di giri, ha bisogno di fare città, questo libro, dice con accento spiegatamente americano, tenendo tra le mani un libro macchiato, ma ridotto, di cui si riesce appena a leggere il titolo. Our Voices, Our Rooms. Ah, ma si vede che pensa ad altro. La sua mente vaga dalla perversione dell'animo umano ai suoi sconfinati spazi, dall'angoscia della solitudine alla sua strada verso il regno dei morti. Alza un bicchiere, colmo di vino, fino all'orlo. Il mio canto è l'oblio, biascica quasi, barcolla. L'oblio di ogni cosa, l'assurdità della guerra, la nostra amicizia che vorrei non finisse mai, cominciando da questo bicchiere. Lo butto tutto d'un fiato, più oblio. Ridere, senza allegria. Elegante, ma non
prezioso, elegante, seduto al tavolo di fronte a lui, sui 40, dal marcato accento britannico, si alza come gli altri e non proprio sobrio, ma che è abbastanza sulle gambe. Solleva a sua volta un bicchiere di vino a colmo, ma non fino all'orlo. Truman, Jack, dice, rivolgendosi a quello che aveva parlato. Carissimi amici miei, rivolto a tutti, mia adorata Baba! Sempre col bicchiere in alto, guarda verso l'ingresso del bar, dove è appoggiata a uno stipite la ricciolita titolare, dalla frezza bianca e mezzi capelli neri, appena un po' su di peso, con l'irrinunciabile colore bianco, sorride, fa il gesto di applaudire. Buona serata, mister Rode! A voi e a tutta la compagnia! Si intromette. Tutti applaudono. Maria, unisciti a noi! Dice uno di loro passando dalla sua sedia. Ma lei si schermisce, decline un dito. Eppure tu, prosegue il parlatore Oden, o mister Rodin, come preferite, rivolgendosi a un misto e pizzo commensale, più o meno coetaneo, si direbbe, seduto accanto a lui, che è tutto preso a disegnare freneticamente sul tovagliolo di carta. Edward, ah, e quando la smetterà di farci impazzire? Tutti ridono. Brindo a tutti noi a questa serata che non dimenticherò mai, canto con te, mio giovane amico, si rivolge ancora verso tua. Beviamo tutti insieme, cantiamo tutti insieme la gioia per la fine, da qualche anno appena di un'orribile e devastante guerra che ci ha spezzati nell'anima, la gioia per gli orrori finiti, ma da non dimenticare, perché mai più vi siano simili orrori, la gioia perché noi siamo qui, e questo è per sempre. Quanti applausi. Stanno già quasi tutti per bere. Ma ecco che si candida a parlare il menzionato Edward o Don Eduardo, caro Eduardo, come è più conosciuto, anche lui dall'accento straniero, un po' più aspro, germanico si direbbe. Non cesserò mai di farti impazzire, caro Yu. Non so tutti gli altri, ma ci puoi. Ancora una volta ridono tutti. Nessuno di noi dimenticherà mai questa serata. Quest'aria tiepida, questa dolce musica, questo cielo così terso, possiamo esserne certi. Ma per esserne ancora più sicuro, ho messo nero su bianco, come si dice, su questa carta. Mostra il tovagliolo dove con pochi schizzi sono raffigurati tutti i presenti. Manco solo io, naturalmente, ma con Winston Odell e Truman Capote al tavolo, credo proprio che qualcuno si ricorderà di me, del vecchio Edward Wagner in una sua poesia o un suo racconto. Brindiamo, signori, alla nostra amicizia, alle storie magiche di Maria e a questa luna che ci illumina come se fosse giorno. Prende la caraffa del vino, fa per riempire il proprio bicchiere, lascia il segno sul tavolo ed ecco che una folata di vento rapisce il foglio e lo fa volare via. Si sbraccia l'autore, si protende, cerca di riaccamparlo, ma una brezza divenuta più intensa con l'avanzare della notte lo fa volare, lo porta più su, sempre più su, ora sparisce alla vista. Toni bassi, quasi silenti, nostalgiche note, traditrici di mille speranze, erano sempre nell'aria e il riflesso luccicante dell'incredibile luna piena e schitana cominciava già a digradare e il foglio vola, vola, vola ed eccoci ai giorni nostri. Dove siamo? Dove siamo? È un luogo reale? È un luogo reale e irreale insieme, un segmento, un asse parallelo, una questione di ubicazione o un trucco. Tutto appare vero e chiaro in ogni caso. Una specie di confine tra l'aldilà e l'aldilà. Ancora una volta specchi, stucchi, piante, vasi antichi, quadri alle pareti, fumo, ma tutto è ben visibile, ben evidente, dai contorni netti e decisi. Una grande tavolata completa dove sono seduti i commensali in carne e ossa, mentre da una porta sullo sfondo altri continuano ad entrare e uscire in quell'andare e venire. Si riesce appena a distinguere qualcuno qua e là tra coloro che sono intorno al grande tavolo. Winston Odell, sì, è lui, e poi sono i Giardanfi, Edward Parker, Maria Senese, e Carlo Levi, e Lea Padovani, ma quello non è un Orson Welles, è di Flaiano, un italiano braccato, Aldo Palazzeschi, Mario Maffay, Irving Penn e altri ancora. E musica anche qui, qualcosa di jazz questa volta, come propongono direttamente.
applauditi da tutti Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, Lucio Dalla, Pino Daniele e altri che nel frattempo si sono uniti a lui. È passato un tempo in cui tutta la loro storia è trascorsa e in gran parte anche la nostra, che alla fine degli anni 40 c'eravamo. Volti gioiosi, nessuna angoscia, amarezza o paura, risate schiette, allegre, felici. Qualcuno propone un brindisi, tutti alzano i calici e come non esserci. All'arte, unica salvezza del mondo. Sono trascorsi 66 anni da quell'ottavo brindisi, in cui il disegno di Don Edoardo Vargas, un tovagliolo di carta, volò e si perse nel mondo. E così finalmente oggi si conclude, bevendo tutti da quei bicchieri, molto o poco, limpidi che siano, attenti a non riappoggiarli sul tavolo prima che siano vuoti. Ma non si conclude la serata, essa continua, continua. C'è chi beve o conversa. C'è chi scherza, molti fanno chiasso e chiacchierano rumorosamente tra loro, si alzano, si allontanano, ritornano, rumore di sedie spostate, richieste di versare altro vino, ma nessuna intenzione di andarsene. Un'eterna serata di Roma Fina, quella a Gran Maria, quell'inizio estate del 1949.